permette ancora di giocare con il vecchio ruolo di partito di lotta e di governo a Roma e di lotta qui, mentre nei momenti decisivi sta sempre dalla parte di chi calpesta la legalità, come il governo Berlusconi, stravolge la democrazia, lo Stato di diritto, chiude con arroganza la voce delle trasmissioni scomode nella TV pubblica, che tutti noi paghiamo attraverso un canone che non è stato cancellato come avevano promesso i leghisti, che quando sarebbero tornati al governo avrebbero cancellato, ci sono ancora i siti della Lega Nord pieni di questo impegno e che invece è stato addirittura aumentato. È proprio questo il senso di questo nostro incontro, legalità e partecipazione per sbloccare la democrazia. Io credo che il Partito Democratico debba sempre più caratterizzarsi come partito della legalità, della giustizia. Abbiamo perso il senso e il significato di questa parola, che è scritta nella nostra, a caratteri, oserei dire, cubitali, nella nostra Costituzione repubblicana. E dobbiamo porci l'obiettivo di far diventare il Partito Democratico il partito della moralità in politica. Fabio Zanonato qui a Padova ha fatto della legalità l'asse portante delle sue politiche amministrative. E per una ragione molto semplice, guardate, dobbiamo mettere al centro del nostro DNA questo tema. Perché in una democrazia la legalità, il rispetto delle regole, sono l'unico strumento a disposizione dei più deboli per difendersi dai soprusi dei più forti, dei prepotenti, di chi viola la legge ignorando i danni che produce all'intera comunità. Purtroppo negli ultimi anni la legalità, anche per la responsabilità di chi dovrebbe rappresentarsi nelle istituzioni, ha perso terreno, è stata messa troppe volte in discussione, innanzitutto attraverso l'umiliazione e i continui attacchi nei confronti della magistratura, che invece di essere sostenuta nella battaglia contro la corruzione, contro la criminalità, è diventata il bersaglio privilegiato della legge, al di fuori dai limiti previsti dalla nostra Costituzione che prevedono un equilibrio tra i poteri. Questo atteggiamento irresponsabile sta creando un danno enorme e si sta insidiando, come abbiamo sentito nelle testimonianze, nelle stesse coscienze dei cittadini. Sta cambiando giorno dopo giorno il senso comune di tante persone. Ed è in questa situazione che la corruzione ha rialzato la testa, il malaffare ha ripreso piede e le organizzazioni criminali trovano terreno fertile per incrementare i propri traffici. Quelli immersi in queste settimane, contrariamente a quando sostiene il Presidente del Consiglio, non sono affatto episodi isolati. Siamo invece di fronte ad un vero e proprio sistema che trucca gli appalti, gonfia i prezzi delle opere pubbliche, specula sulla sofferenza della gente come in Abruzzo con i terremotati. E tutto questo è ancora più grave in un momento di crisi economica come questo per il Paese. 750.000 persone hanno perso il lavoro nel corso dell'ultimo anno, 100.000 i cassaintegrati nella nostra regione, in Veneto, 470.000 i lavoratori precari della nostra regione che sono lasciati senza alcun sistema di protezione sociale. E anche le piccole imprese, artigiane e commercianti sono state lasciate sole ed abbandonate rispetto al loro rapporto con il credito. Cosa dimostra se non questo il caso del senatore Di Girolamo, mandato addirittura dall''Ndrangheta in Parlamento per rappresentarlo? Cosa ci dice se non questo riciclaggio delle truffe fiscali di grandi compagnie imprenditoriali? Spesso poi questi soggetti che fanno truffe fiscali vengono addirittura, anziché essere colpiti, vengono premiati attraverso il rientro dei capitali che avevano esportato illecitamente.